la Portella sotto Monte Pizzuta è quello detto delle ginestre. Il paese è piana degli albanesi. Bastano i nomi. Ci riportano alla data, 1 maggio 1947. A San Giuseppe Jato i magistrati del processo di Viterbo. Oggi la gente guarda perplessa, immobile. Non così quando si avviavano la festa del lavoro e della primavera anche le donne e i bambini. La corte col presidente D'Agostino ripercorrerà quella strada. I vecchi ricordano. L'usanza vigeva fino dal tempo dei padri. Al 1 maggio da San Giuseppe e da Piana muovevano verso Portella come adesso queste macchine. Ma una sosta bisogna farla anche qui, località Cippi. Vi sostarono alla vigilia della strage gli uomini di Giuliano. In questa tetra casa ricevettero le armi. D'Agostino detta il cancelliere Nava, l'avvocato Crisafulli. L'eccidio avvenne intorno al masso detto di Barbato, dal primo oratore che di qui arringò le folle del secolo passato. Al Cippo Garibaldi si soleva terminare la festa. La giustizia si è spostata sul luogo a far parlare le cose. Da grosse valigie escono gli incartamenti. Poi i carabinieri fanno avanzare i testi. Dopo giurato raccontano. Le 11 del mattino, già si aprivano gli involti delle merende. Le prime raffiche di mitra furono credute mortaretti di allegria. La traiettoria delle raffiche è indicata dai 4 cacciatori che i banditi sequestrarono durante la sparatoria. Essa durò forse 20 minuti. Un uomo cappeggiava la banda, impermeabile bianco e binocolo. Più tardi capirono che era Giuliano. Sul costone del Paveletti, i luoghi dove sono stati ritrovati i bossoli. Il capitano Ragusa, che comandava allora i carabinieri di Piana, dispone i suoi uomini nelle probabili posizioni di agguato. Gli assassini erano 11. Dietro di loro il sentiero di fuga verso Palermo. 9 gli uccisi, più di 100 i feriti. Caddero nei luoghi segnati dalle croci, dalle tombe che i familiari hanno scavato quasi con le mani. E oggi le madri sono tornate qui. Hanno già parlato a Viterbo, ma qui possono invocare i testimoni di sotterra. Con le loro labbra, come se i loro figli fossero ancora bambini, traducono ciò che essi hanno detto. Non occorre giuramento, mamme di Sicilia. Sulla lapide è tutta la verità.